Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Lo giurate voi? Sai cosa vuol dire essere soli? La mia vita era da una donna tranquilla, con la sua famiglia, i suoi figli, e dovermi trovare a lottare con tutta questa gente per una morte improvvisa in questo modo qua, guarda che atroce, non è semplice, perché tu ti ritrovi muri di gomma. Io l'ho fatto per lui. Lo rifarei, giorno per giorno. I nostri ospiti, buongiorno e benvenuti a tutti. Si parla ultimamente molto di sicurezza. Ma paradossalmente, più se ne parla e sempre meno efficaci sembrano le risposte e le soluzioni che l'apparato preposto riesce a dare. Ma se da un lato i dati della sicurezza vera forniti dai vertici istituzionali sono ottimistici, non altrettanto si può dire per la sicurezza percepita. Uva! Ma secondo te adesso cosa succede? Succede che adesso dovranno fare accertamenti radiografici, dovranno rifare un po' l'autopsia, cioè quello che non è stato fatto in sede di prima autopsia dal consulente del pubblico ministero. E quindi dovranno determinare le cause di morte. Il cadavere purtroppo di Pino è molto datato. Secondo me occorreranno delle competenze specifiche importanti, però noi certamente abbiamo un'esigenza, cioè quella di mostrare che non è morto per la sedazione. Beh, ma se c'è qualche frattura nel suo... Dovrà venire fuori. Appunto, verrà fuori. Io lo spero proprio. Finalmente siamo arrivati al punto di partenza. Diciamo, le indagini, gli accertamenti che avrebbero dovuto essere compiuti dal pubblico ministero il 14 giugno, quindi il 15 giugno del 2008. Del 2008. Sono molto contento, però diciamo non posso non guardare con amarezza le decine di istanze che hanno presentato i tuoi difensori prima di me e io, assolutamente inascoltate. E quelle stesse argomentazioni hanno indotto un giudice a interrompere il processo e a disporre la perizia d'ufficio in un processo contro un medico. Credo che sia evidente che avevamo ragione sul fatto che gli accertamenti fossero assolutamente insufficienti. Non capisco perché il pubblico ministero li abbia difesi così a spada tratta. La sensazione di insicurezza che in questo momento il cittadino percepisce è una domanda reale di sicurezza, di interventi, di azioni di polizia, di preventive e repressive.
Giuseppe Uva era un ragazzo di 43 anni, pieno di vita, pieno di aspettative. Aveva un lavoro che le piaceva, il gruista, perché era il lavoro che a lui lo ha sempre entusiasmato, no? Guidare queste gru, muoversi. Era molto divertente, capito? Era molto giocherellone. Poi lui, i suoi nipoti. Lui, tutti i suoi nipoti, lui li ha amati come se fossero i suoi figli. Specialmente Angela. Era uno zio un po' così, molto al passo coi tempi, moderno. Io era lo zio con cui avevo più confidenza. Io e Giuseppe, forse perché io sono stata sempre la più grande dei miei fratelli e sono sempre stata la mamma chioccia, no? Nonostante tutto che ho due genitori anziani, però sai, essendo che i miei genitori vivono giù, sono sempre stati lontani, perciò chi ha vissuto i miei fratelli sono sempre stata io. Qualsiasi problema succedeva, venivano sempre da me e Giuseppe era uno di questi. Anche le sue marachellate le ha combinate, non è che non me ne ha fatte. Però diciamo che lui è andato in un mucchio quando si è lasciato con sua moglie. Ecco, lì Giuseppe è cambiato, non era più Giuseppe. Perché lui ha fatto un breve periodo di tempo che si è lasciato con sua moglie, ha vissuto la vita da crochet. E quando me lo raccontava, quello che lui aveva vissuto in giro per il mondo, era molto soddisfatto di quella vita, perché dice che si sentiva molto più realizzato. Lui effettivamente era uno spirito libero, perché lui era proprio così, lui doveva fare quello che si sentiva, dire quello che pensava e era così. Quando ci aveva voglia di lavorare, lavorava. Tutto quello che guadagnava magari faceva 7-8 mesi a lavorare in pieno. Ma tutto quello che guadagnava se lo doveva spendere. Lui anche quel poco che aveva aiutava tanta gente. Al limite andava lì alla stazione, andava al GS, dava da mangiare ai ragazzi che erano sulla strada. Dava soldi a tutti. Ha aiutato pure un barbone, più di un barbone. 10, 20, 50. Ci ha aiutato sempre tutti. E a quest'ora avremmo potuto magari vivere un altro pezzo di vita insieme, però non è stato possibile. Il cittadino e la polizia devono intracciarsi in un'unica linea al fine di determinare quelle condizioni di auspicata pace e giustizia sociale a cui noi tutti dobbiamo tendere. Sera fra il 13 e il 14 giugno del 2008 abbiamo cenato a casa dei miei genitori, siamo usciti, abbiamo bevuto un drink qui in via Garibaldi. Verso le 3:30 all'altezza di San Martino abbiamo visto delle transenne vicino alla chiesa, vicino alle case e abbiamo transennato tutta la via Dandolo. Di fronte alla chiesa, alla chiesetta della Madonnina in Prato, è arrivata in tutta fretta una gazzella dei carabinieri, è sceso la gente righetto con due pupille così, bestemmiando e gridando: Uva, proprio te stanotte stavo cercando, questa te la faccio pagare. Gli ho detto: signori, sistemiamo tutto, rimettiamo tutte le transenne a posto. E loro mi hanno risposto: delle transenne non ce ne frega un cazzo, adesso sono cazzi vostri. Carabinieri. Sì, sono Righetto. Dimmi. Mandami subito la volante qui in piazza 26 Maggio, dammi una mano, va, che ci sono due ubriachi che non riusciamo a andarsene fuori. Piazza 26 Maggio? Sì. Ok, arrivo. Ciao, ciao. Quella mattina io partivo per Senigallia, insieme a mia nipotina e mia figlia andavo in ferie. P-
pioveva tantissimo. Ci siamo fermati in un autogrill e mi arriva una telefonata di mia sorella Mara, dove mi dice che hanno ricoverato in ospedale Giuseppe perché quella la notte era andato fuori di senno, l'avevano preso i carabinieri e l'avevano portato in ospedale facendo che lo dovevano ricoverare in psichiatria. Allora subito mia mamma dice: andate subito a vedere, andate a vedere, ma non lasciatelo in psichiatria. Arriviamo verso alle 10, alle 9 e mezza, io chiamo di nuovo Mara e gli dico: Mara, allora, Pino dice: guarda Luci, siamo proprio qui adesso in psichiatria perché siamo andati al pronto soccorso, non l'abbiamo trovato, ci hanno mandato in psichiatria e Pino è qua, sta dormendo. C'è stata subito una breve colluttazione fra la gente dal bosco e Giuseppe Uva, tant'è vero che l'ha scaraventato per terra come un cane, l'ha scaraventato sul pavé. Io gli ho detto, mi sono avvicinato subito, mi sono frapposto fra i due dicendogli alla gente dal bosco di stare calmo, di non fare così. In tutta risposta ho preso una pappina secca. La gente dal bosco mi ha detto di non impicciarmi, che non erano cazzi miei. Dopo questo Giuseppe Uva è stato scaraventato dentro la gazzella dei carabinieri, mi ha chiamato più di una volta, io non sono riuscito ad avvicinarmi perché la gente Righetto mi ha schiacciato contro il muro. Dopodiché sono arrivate due volanti della Polizia di Stato, mi hanno minacciato di salire sulla macchina, io gli ho detto che volevo salire assolutamente sulla gazzella dei carabinieri col mio amico Beppe perché gli avevano già fatto delle violenze. Loro mi hanno risposto che non se ne parlava neanche. Intorno alle 4 di notte più o meno sono entrato io e quattro poliziotti nella caserma dei carabinieri. Arriviamo a Senigallia, mi arriva una telefonata, mio figlio Alessandro, e mi dice: mamma, sai che zio Pino è morto. Come zio Pino è morto? Ma cosa stai dicendo? Sì mamma, zio Pino è morto. Quell'attimo lì mi è preso un nodo alla gola, ho dato un urlo. Mia figlia, che eravamo arrivati al casello di Senigallia: mamma, cosa succede? È morto zio Pino, torna indietro, non si capiva più niente, avevo i bambini in macchina che piangevano. Siamo arrivate all'uscita, ho girato la macchina e sono tornata indietro perché non ci rendevamo conto, sembrava talmente tanto assurdo, sai, cioè proprio un fulmine a ciel sereno che dici: no, non è possibile. Un via vai di poliziotti e carabinieri. Io sinceramente mi sono fatto prendere dal panico, non sapevo più cosa fare perché chi chiamavo? Sentivo il mio amico Beppe che gridava: ai, ai, ai. Ogni tanto arrivava da me qualche carabiniere, qualche poliziotto a insultarmi, a dirmi comunista di merda, comunisti di merda. Quando finalmente mi sono trovato da solo, ho chiamato mio padre, ho chiamato il 118, ho ricevuto una risposta piuttosto, come dire, disinteressata. 118? Sì, buonasera, sono Bigiogero. Posso avere un altro litigio qui al caserma di Via Sassi? All'arma dei carabinieri? Sì, cosa succede? Praticamente stanno massacrando un ragazzo.
In caserma? Sì. Ho capito. Vabbè, adesso lo mando, Grazie. Salve, salve. Salve. Carabinieri. Sì, salve, il 118. Sì? Mi hanno richiesto un'ambulanza. Mi ha chiamato un signore dicendo di mandare un'ambulanza lì da voi, me lo conferma? No. Ma chi ha chiamato tu? È un signore, mi ha detto che lì stanno massacrando un ragazzo e che voleva un'ambulanza. Guarda la tua richiesta. Sì, no, guarda, sono due ubriachi che abbiamo qui in caserma, adesso gli tolgo il cellulare. Se abbiamo bisogno, sentiamo. Sì, non ti preoccupare, ci mancherebbe, questo. Ciao, ciao. La gente dal bosco mi ha preso il cellulare dicendomi testa di cazzo, qui il telefono lo usiamo noi. In precedenza sono arrivati a dirmi non preoccuparti, comunista di merda, frocio, dopo arriva anche il tuo turno. Perché io gli dicevo di smetterla, di pestarlo, che insomma o lo arrestavano o di smetterla. Arriviamo all'obitorio, c'è subito mio genero che prende i bambini, mi vengono incontro i miei figli e mi dicono: vieni mamma, ma dov'è zio Pino? Fa: guarda, è qui in obitorio. E sono scesa in obitorio. Quando praticamente hanno portato al pronto soccorso Giuseppe, non l'ho più visto vivo perché mio padre non mi ha voluto portare al pronto soccorso e poi mi sono addormentato. Quando sono arrivata in obitorio, che ho visto quest'uomo in questo letto, no? Sai, non lo riconoscevo che era Giuseppe, perché era... Non vedevo Giuseppe in quel letto, era una persona... Mi sembrava un altro uomo, non era Giuseppe per me. È una città borghese, ragazzi. Purtroppo, se c'è i soldi, c'è il potere, c'è il rispetto. Se non c'è i soldi, purtroppo, sei un pezzo di M puntini puntini. Un pezzo di merda, dillo chiaro e tondo, un pezzo di merda. E qual è il problema? Tu prova a girare verso l'una e mezza, due di notte. Se si è lì in due o tre, che magari si è bevuto un paio di birre, si è allegri, si ci fa gli affari propri. Magari perché uno racconta una barzelletta o uno gli scappa una risata. Per singole. Una risata! Per una risata ti chiamano la pattuglia Varese. E arrivano, siccome che chi chiama è gente borghese, perché tu quando giri sei in centro Varese, e in centro Varese c'è solo gente che cosono i piccioli, dai fastidio. E lo chiamano. No, perché il 90% di chi abita in Varese è perché se lo può permettere. No? Allora incominciano ad arrivare le pattuglie, iniziano documenti, cosa fai, cosa non fai. Perché sei in giro, ma domani ma non vai a lavorare. E perché non lavori? Ma saranno cazzi miei perché non lavoro. Me lo dai te il lavoro? Se a Varese non lavori e hai 37 anni, hai una dignità? No. Scusate, ma voi non temete carabinieri e poliziotti? No. Li temo in determinate fasce orarie, soprattutto la sera. Dico la verità, soprattutto la sera. Perché quando ci sono posti di blocco, c'è quello col mitra così, e quando prendi, ti chiedono i documenti, alza sto cazzo di mitra. Non va bene.
Oppure quello, ti si avvicina alla macchina e ti gira attorno col mitra così. Lì li temo. Quando gli sbirri mi fermano alle due di notte e mi dicono: ah, Bigiogero, sei ubriaco. Sì, sono Bigiogero, sono ubriaco. Dov'è il problema? Sono in giro a piedi? Infatti, sir. Ma lei non va mai a dormire? Saranno per allora, i cazzi miei. Questo è un abuso di potere. E purtroppo esiste. Il concetto di sicurezza è riferibile al concetto di vivibilità di un territorio, alla possibilità di esercitare appieno ed in libertà le relazioni umane, usufruendo con serenità degli spazi pubblici e privati della città, vivendo tutti insieme in tranquillità. Operazione è quella del 2001, un'indagine su guardie di finanza, carabinieri e polizia per dei timbri falsi che venivano rilasciati a delle prostitute brasiliane che vivevano in Svizzera, che avevano bisogno di timbri falsi per rientrare poi in Svizzera. Questa è una delle prime grandi indagini di Varese che andò a toccare le forze dell'ordine. Successivamente vi fu l'indagine dei Night, Blue Night, dove altri carabinieri erano coinvolti e altre forze dell'ordine erano coinvolte. Poliziotti e carabinieri nel locale, per loro era festa tutte le sere perché bevevano, mangiavano, stavano con le donne, non pagavano mai. È 4-5 anni, è andato avanti anche di più. 2005, sì. 5 anni. Bisogna fare una premessa, secondo me. La premessa è che a Varese, come penso poi, un po' ovunque all'epoca erano attivi una serie di night. Funzionavano come un normale night con delle ragazze che facevano sostanzialmente l'entrenus, quindi erano pagate per far consumare i clienti. E poi all'interno di questi night si svolgeva un'attività celata di prostituzione. E qui è accaduta una cosa abbastanza strana, nel senso che si è incrociata un'indagine che era già in corso da parte della Polizia di Stato su questi night, indagine che ha portato poi alla chiusura praticamente di tutti questi locali, con un'attività dei carabinieri che è diventata anche attività illecita. Per cui quando i carabinieri andavano in questo locale non sapevano che in questo locale c'era in corso un'attività di indagine della polizia che è stata prevalentemente un'attività di appostamento, nel senso che filmavano gli ingressi. Fatto il blitz che ci hanno portato via tutti in caserma e ci hanno arrestato, ci hanno chiuso i locali e ci hanno messo in prigione. Mi hanno tradito i carabinieri, i poliziotti. Poi quando è andato a caserma, quando ho portato quella sera lì, quella mattina lì, forse non mi conosceva, non mi parlava. Io ho chiesto un bottiglio di acqua, come forse un delinquente io. Pare che il dottor Abate sia stato molto celere e che abbia portato velocemente alla condanna i carabinieri che non hanno coinvolto. Quindi mi pare che sia stata un'indagine molto veloce e molto ben condotta. E quello che mi è sempre venuto il dubbio a me è quando siamo stati interrogati dal giudice Abate, dal magistrato Abate, che lui ci ha messo 5 minuti per chiedere cosa succedeva nel locale e 2 ore su cosa facevano i poliziotti, i carabinieri nei locali. C'è sempre stato il sostituto procuratore Agostino Abate in queste inchieste in cui sono stati coinvolti sia carabinieri che poliziotti? Beh, la posizione dei carabinieri è pesante perché i carabinieri sono stati condannati in primo grado per
concorso omissivo nello sfruttamento della prostituzione. I miei assistiti, come tutti gli altri, sono in servizio, sono stati trasferiti. Quello che è stato trasferito meno lontano è andato a 200 km da qui. Di sicuro Abate a Varese ha fatto la storia. Ha fatto la storia perché lui è stato il primo magistrato che ha combattuto la mafia. Ha sempre gestito casi difficili e l'ha sempre gestiti con grande professionalità. A mio parere, in aula è una persona di una capacità assoluta di sentire i testimoni, soprattutto nel sentire i suoi e nello scontrarsi con i testimoni eventualmente a favore della difesa. E questo gli devo riconoscere una particolare capacità. Io ricordo in passato dei testimoni, un capitano dei carabinieri che è svenuto in Italia, tra l'altro che era un testimone dell'accusa, che è svenuto in aula di fronte alle domande del dottor Abate. Questo cosa vuol significare? Che la vera differenza fra la sicurezza vera o percepita in questo momento è letteralmente notevole. Bisogna far capire a tutti che i problemi della sicurezza non sono né di destra né di sinistra, ma sono di tutti noi cittadini, delle nostre famiglie, dei nostri figli dell'oggi e del domani che verranno. Grazie, signor Presidente, la ringrazio per l'invito. Scusate, ma sono un po' emozionata. Allora, mi chiamo Uva Lucia, sono qui oggi per raccontare la vicenda di mio fratello, Giuseppe Uva, morto il 14 giugno del 2008, dopo essere stato trattenuto per oltre 3 ore nella caserma dei carabinieri della nostra città, Varese. Verso le 2:30 di mattino, mio fratello Giuseppe e il suo amico Alberto Bigiogero, mentre tornavano a casa dopo aver bevuto qualche bicchiere di vino, prendono delle transenne accatastate ai margini della strada e le spostano al centro della carreggiata. In quel momento arriva una volante dei carabinieri. Uno dei due militari scende dalla macchina e urla contro Giuseppe, dicendogli: «Uva, proprio te cercavo questa notte. Questa non te la faccio passare liscia, te la faccio pagare». Giuseppe scappa e inizia l'inseguimento. Il suo amico Alberto sarà il testimone oculare della vicenda e i fatti che vi racconto sono tutti riportati nella denuncia di Alberto. I carabinieri riescono a raggiungere Giuseppe, che viene scaraventato dentro la volante con pugni e calci ginocchiate. Nel giro di qualche minuto parolacce. Sì. Ciao! Oh. Ma stai lontano, sennò ti vedo male. Sicuramente c'era stato qualcosa fra Giuseppe e la gente dal bosco. Perché non si spiega tutta questa violenza. L'ha riconosciuto, l'ha chiamato per nome. Quindi sicuramente qualcosa di grave c'è stato. Giuseppe mi aveva confidato che aveva avuto una relazione con la moglie di un sottufficiale dei carabinieri, che non si sentiva tranquillo.
diceva che gli avrebbero fatto cantare l'Ave Maria, in modo un po' colorito, io gli dicevo di stare tranquillo, che tanto... Io sapevo, tramite Giuseppe, che aveva ricevuto anche delle chiamate, non si sa se da amici o da qualcuno un po' minaccioso. Infatti, quando stava da me, aveva paura. L'unica cosa che lui mi diceva sempre, ogni volta che uscivamo assieme, dice, Renato, dice, ma me lo fanno pagare. E io ho detto, uva, Giuseppe. Ho detto, che è successo? Ho detto, così, 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 così. Quando l'hanno portato nella caserma, io mi faccio solo una domanda. Alberto Bigiogero, no? Che lui stava da solo. E perché proprio Giuseppe aveva quattro poliziotti e lui, no? A dietro, perché queste urle, come diceva questo ragazzo? Perché per me c'è stata questa piccola vendetta. Soffro ogni giorno, perché ogni giorno ci penso chiaramente. Prima di addormentarmi un pensiero va sempre al mio amico Beppe e penso, Beppe, proteggici, veglia sempre su di noi, perdonami. Non ho fatto tanto così per difenderlo quella notte, non ho mosso un dito. Ero terrorizzato per quello che gli stavano facendo. Mi ha preso il panico, perché mi sono detto, per la puttana, questi sono un gruppo di carabinieri, poliziotti, anziché arrestarlo o portarlo ai Miogni o denunciarlo, lo stanno massacrando di botte. Processo per omicidio colposo è a carico di Carlo Fraticelli, allora medico del reparto di psichiatria dell'ospedale di Varese. Ma per tutti è il processo di Giuseppe Uva, l'uomo di 43 anni, che morì la mattina del 15 giugno 2008 in ospedale dopo una notte passata in caserma. Oggi prima udienza davanti al giudice monocratico Orazio Muscato. Tensioni in aula ancor prima che il giudice facesse il suo ingresso. Per il magistrato titolare dell'inchiesta Agostino Abate, infatti, le parti civili, che sono anche testimoni nel processo, non dovevano stare in aula. Il giudice ha poi chiarito che fino al dibattimento ne avevano diritto. I PM hanno chiuso le indagini e questo era il 4 di agosto del 2009. Dissero che noi avevano trovato i colpevoli per la morte di Giuseppe. La morte di Giuseppe l'aveva causata due medici. Da come io ho visto il corpo di Giuseppe e da come era tutto pieno di lividi e da come era conciato, non potevano essere stati i farmaci. Il suo viso era tumefatto, aveva delle botte sul naso, no? E io subito mi sono chiesta, ma perché è così? Perché c'ha queste botte al naso? Ma perché c'ha questa botta sull'occhio? Aveva una bruciatura proprio sullo zigomo qui della guancia. E aveva una bozza su questa mano qui che mi è rimasta impressa. Aveva una macchia sul lato sinistro dell'occhio, blu. Lo scopro, vedo tutte le sue gambe gibollate, proprio tagliuzze, sembravano come se avesse avuto dei colpi, delle scoiazioni. E io ho guardato proprio i suoi testicoli, come erano conciati. Ed erano, sai, proprio... viola, quel violastro che sembrava che avesse preso una botta, qualcosa, come degli ematomi.
Dico, ma scusami, ma da dove è uscito Pino? Ma dove è stato? Perché è conciato così? Stavano facendo un processo di Federico Aldrovandi in televisione. Tutto quello che stava dicendo un poliziotto si è riflesso in tutto quello che mi avevano detto di Giuseppe, che Federico saltava sulla macchina, dava pugni, calci, era una bestia. E vedo che c'è questo avvocato che seguiva gli Aldrovandi di Ferrara, Fabio Anselmo. Noi appena siamo arrivati a Varese abbiamo chiesto di parlare col pubblico ministero. Ci è stato risposto che il pubblico ministero non intendeva parlare con noi. Abbiamo ricostruito, come noi facciamo sempre in tutti i casi, tutto quello che l'accadimento dei fatti dell'epoca. Si parlava di anni prima, ovviamente, quindi attraverso la voce di Lucia, la voce di Carmela, attraverso la voce ancora di Alberto Di Giorgio, che abbiamo risentito e che ci ha confermato tutto quello che aveva già riferito l'autorità giudiziaria nella sua denuncia, del papà di Di Giorgio. Insomma, abbiamo fatto una piccola inchiestina. L'abbiamo depositata e, capendo che non avevamo molta collaborazione, abbiamo, diciamo così, Lucia e noi abbiamo comunicato ai media locali che vi era l'intendimento di chiedere chiarezza su questo caso, finalmente, su un fascicolo che, apparentemente dormiva, perché se il teste principale di quei fatti, Di Giorgio, non era stato ancora sentito, non si capiva quali potessero essere gli altri testimoni. Il processo è stato una guerra, con modalità e toni assolutamente inusuali, nell'ambito del quale si sono verificati attacchi personali nei confronti di Lucia, nei confronti miei, soprattutto da parte del pubblico ministero. Mi ricordo che Lucia è stata buttata fuori dall'aula senza motivo un paio di volte. Mi ricordo anche, riferimenti a presunti provvedimenti dell'autorità giudiziaria dell'Emilia Romagna, uso le parole del pubblico ministero nei miei confronti, che in realtà non ci sono, e poi una squadra di poliziotti che sedevano intorno ai pubblici ministeri quasi a fare da barriera fisica tra loro e il resto del mondo. Invece di fare le indagini su quella caserma e sulla polizia, le indagini si sono svolte su di noi, non su quello che era successo in quella caserma, che ci sembrava più giusto. Diciamo, vi erano tutta una serie di situazioni, anche il modo con cui Giuseppe è stato prelevato sulla pubblica via a piedi, sì, era ubriaco, ma era a piedi, non stava facendo niente di male, a parte spostando qualche transenna, insomma. Dice, doveva essere il fermo per identificazione, esige determinate procedure che sono a garanzia dei diritti di libertà del cittadino. Queste diritti di libertà, queste procedure sono state assolutamente ignorate, travolte. Sembra che questo la procura non interessi. Il dottor Abate dovrebbe fare un passo indietro, scendere dal suo delirio di onnipotenza e sentire gli agenti dal bosco Righetto, gli altri poliziotti, gli altri carabinieri presenti quella notte, e magari, se non gli scoccia, sentire anche me, visto che c'ero. E beh, però il fatto che abbia sentito urlare Uva non credo che sia significativo di alcunché. Nessuno ha mai detto che all'interno della caserma il clima fosse da recita di rosario. Diciamo anche che Di Giorgio ha sentito urlare, non ha visto nulla, quindi quello che può raccontare è quello che ha sentito e quelle che sono state quella che è stata l'interpretazione che lui ha dato rispetto alle urla che lui sentiva. Più sono le voci che descrivono con lo stesso contenuto, lo stesso fatto,
Questo stesso fatto diventa più chiaro nel suo svolgersi anche da un punto di vista temporale. Se una cosa la racconto semplicemente io, beh, non posso, è difficile cadere in contraddizione. Se è la stessa cosa, cominciamo a raccontarla io, te e altre 8 persone, beh, io credo che diventi un profilo più difficilmente aggredibile dal punto di vista di non verità raccontata. Mi fa rabbia, tremendamente rabbia, questo PM che abbiamo, che non capisco veramente che cosa voglia fare, cosa voglia arrivare. Cioè, sarà stato anche bravo, evidentemente, negli anni scorsi a fare quello che ha fatto. Comunque ne ho sentito parlare bene, ne ho sentito parlare male. Però oggi per noi non sta facendo niente. Questo mi fa rabbia. Il comportamento del dottor Abate io lo ritengo incomprensibile. Cioè, non ha una spiegazione secondo le mie possibilità, diciamo, di razionalizzazione degli eventi a cui sono costretto ad assistere. Non ha, diciamo così, una spiegazione logica. E un pubblico ministero può sbagliare, un magistrato può sbagliare. Anzi, un magistrato inquirente mette in conto, in maniera fisiologica, sul proprio operato, l'errore. Un processo così per colpa medica, dove l'unico nostro scopo era quello di dire non è morto per questo, facciamo chiarezza. Magari questo medico che è imputato è responsabile, ma per altri fatti, non per quelli che gli vengono contestati nel capo di imputazione. Questo capo di imputazione non regge, questa consulenza non regge, non dicevamo niente di che, niente di male. Avevo letto la perizia fatta in precedenza, che mi sembrava effettivamente molto debole nel, come dire, nel fare delle affermazioni tipo 1+1=2, quando a fronte di una prassi psicofarmacologica di trattamento talmente normale e usuale, effettivamente addossare, no, la responsabilità di un trattamento psicofarmacologico, metterlo così in rapporto stretto, no, con l'evento, mi sembrava effettivamente abbastanza, come dire, era un po' osé, no, come tipo, era un po' tirato. Queste sono tutte morti che derivano da sindromi, cioè da tutto un complesso di fattori, diciamo, che ciascuno dei quali singolarmente non è letale, ma unito a tutti gli altri diventa poi letale. E noi occorreva, diciamo, un consulente, un medico legale veramente forte. È entrato in gioco il dottor Fineschi, che anche lui, seguendo bene il caso, valutando bene le cose, ha dato una svolta al nostro processo, perché è grazie a lui che siamo potuti arrivare a una nuova autopsia. Noi siamo intervenuti ad autopsia già compiuta e con relazione già depositata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese. Quindi abbiamo fatto un lavoro sugli atti, la lettura cartacea, e abbiamo notato da subito che a nostro avviso vi erano delle incongruenze in ordine alla causa di morte di Giuseppe Uva. La causa di morte veniva attribuita a una overdose, a un'intossicazione mortale durante un trattamento sanitario obbligatorio che si era reso necessario per le intemperanze di Giuseppe Uva, così si diceva, presso la caserma di Varese, e il dosaggio farmacologico veniva ritenuto eccessivo. Sono previste una serie di condizioni perché venga fatto il trattamento sanitario obbligatorio, ovvero lo stato di acuzie della patologia, la non esistenza di altre possibilità di trattamento e la necessità che questo trattamento sanitario venga effettivamente messo in atto per la salute del paziente. Abbiamo così steso una prima preliminare relazione che proprio focalizzava questi aspetti: perplessità sulla causa di morte e
dubbi in merito al fatto che non vi fossero delle lesioni traumatiche obiettivate al tavolo settorio. Noi di autopsie ne vediamo purtroppo tante, insomma. E questa era veramente molto, molto scarna, molto, molto, direi lapidaria. Poi i tempi, depositata tantissimi, 9 mesi dopo, una tossicologica che non ci convinceva in nessun modo. E poi questa cosa strana dei pantaloni, non mi stancherò mai di ripeterlo, cioè i pantaloni hanno una macchia di sangue ben evidente, anzi ne hanno 78 poi sono state accertate, nel cavallo, che credo avrebbe, uso un eufemismo, insospettito, ma è un eufemismo, qualsiasi autorità inquirente, e questi pantaloni rimangono in un cassetto fino a 4 anni dopo, quando vengono tirati fuori su ordine del giudice, dottor Moscato, del processo contro uno dei medici. L'interrogativo in ordine alla possibile genesi traumatica, intesa in senso ampio, come causa di morte di Giuseppe Uva, è stata introdotta da noi nel processo. Abbiamo introdotto tutti questi frangenti, il cuore era ingrandito di volume, vi era una condizione di stress iperacuto, abbiamo ritenuto che alcune parti scheletriche potessero essere meglio indagate rispetto a quanto era stato fatto, e tutti questi dati li abbiamo esposti. Il giudice voleva entrare dentro questa tematica, voleva capire quale fosse l'esatta causa di morte di Giuseppe Uva. Dopo oltre 3 ore di testimonianza esperta, il giudice si è ritirato in camera di consiglio. Ne è venuto fuori ordinando immediatamente la perizia con la esumazione del cadavere. Sorelle, non abbiamo diritto di guardare Giuseppe tirato fuori, guardiamo solo. Allora, signora, io so che nell'interesse vostro, secondo me, dovreste uscire, perché il giudice è autorizzato a fare le operazioni a cimitero chiuso. Okay. Il consiglio che vi do io è di uscire, poi naturalmente accetto io... Accetto il suo consiglio. Grazie, signora, so che è violenza, ma sono molto... Mai avuto pace, perché non sapendo realmente di che cosa fosse lui morto e aver solo combattuto per colpa medica, non mi sarei mai data pace. Però quando l'abbiamo tirato fuori, per me e per lui è stata una liberazione, una grande liberazione, perché sono riuscita a tirarlo fuori. La perizia non ha detto mica niente di nuovo, ha detto quello che aveva sempre detto il professor Fineschi. L'elemento di novità è che il professor Tiene ha individuato una malformazione alla valvola mitralica, di per sé molto comune, che ha contribuito alla morte insieme a un fattore di stress, la tempesta emotiva ma anche di dolore a cui è stato sottoposto il proprio Giuseppe Uva quella notte,
dentro la caserma dei carabinieri. Ha evidenziato una doppia frattura al setto nasale, diciamo che era stata fin a quel momento misconosciuta, ha individuato un grosso ematoma al gluteo e ha individuato delle lesioni intestinali molto sospette che potrebbero essere coerenti con quella, diciamo così, macchia di sangue che, diciamo così, ha imbrattato il cavallo di pantaloni di Giuseppe Uva. I periti hanno lavorato per escludere il ruolo dei farmaci e hanno tolto in effetti ogni possibilità di interpretazione equivoca sul ruolo che i farmaci hanno avuto in questo caso, cioè nessuno. Direi da rimproverare, no, in maniera precisa qualche cosa ai miei collaboratori, direi proprio che non ho motivazioni per questo. Non c'è stato nessun trattamento psicofarmacologico particolarmente invasivo o a dosaggi particolarmente elevati. La perizia dice, nella sostanza, che Uva è morto a causa di un'aritmia su un prolasso mitrale, quindi su un difetto congenito, scatenata questa aritmia da determinati fattori, in particolare scatenata dallo stress, a sua volta scatenato da determinati fattori, tre in particolare: uno stato di ebbrezza alcolica, la contenzione che ha subito in virtù del trattamento sanitario obbligatorio e le lesioni auto o eteroprodotte, questo non si può sapere. Dire che sia morto per una tragica fatalità, insomma, sarebbe come dire che uno che viene accoltellato muore di emorragia, nel senso che è vero che la causa scatenante l'aritmia e quindi la morte è lo stress, ma i periti individuano anche delle cause scatenanti a loro volta dello stress e quindi non ci si può fermare al primo gradino, al primo step, perché sennò in un morto accoltellato ci si fermerebbe all'emorragia e si direbbe morto per emorragia, che è vero, ma il problema è da cosa è stata provocata l'emorragia, da una coltellata. Allora, da cosa è stato provocato questo stress che ha cagionato l'aritmia? I suoi ematomi, il suo sangue nell'ano, il suo cuore che, come dicono loro, non abbia retto. A che cosa non ha retto? Alle botte. Non ha retto alle botte, perché lui lì dentro, in quella caserma, ha subito tante violenze, tante botte. Aumenta l'insidia del crimine ed il governo riduce gli uomini delle forze di polizia. Ne taglia i mezzi, ne aumenta l'esasperazione, insultandoli. Pura follia. I nodi vengono al pettine, perché era talmente evidente per tutti che Giuseppe non poteva essere morto per causa della sedazione, talmente evidente per tutti che al minimo, cioè io dico, un campanello d'allarme, un dubbio, nel momento in cui c'è anche solo il dubbio, un accertamento va fatto, lo merita, si tratta della morte di un essere umano. Bisogna rendergli giustizia e dignità, almeno chiarendo perché è morto. È un perché scomodo? Non è mica colpa di Giuseppe?
Se il perché della morte di Giuseppe è un perché scomodo, è un atto d'accusa formidabile nei confronti di alcune istituzioni, mica possiamo farne carico a Giuseppe o a te. Cioè, questo è il problema. Se è scomodo, ancor di più va indagato per fugare ogni dubbio, nell'interesse anche delle persone coinvolte. La sentenza è molto bella per noi, perché il giudice ha detto una cosa fondamentale, che è quella che noi andiamo dicendo da tanti anni. Bisogna indagare su quello che è successo all'interno della caserma dei carabinieri di Varese, per capire perché è morto Giuseppe Uva. Questo ha detto il giudice. E ha capito che la verità è lì, che la nostra posizione era giusta, era legittima, e lo ha detto in un provvedimento preciso, non impugnabile, indiscutibile, che è l'opinione che ormai si sono fatti tutti, tra l'altro, sul caso Uva. Per me è stato un grave sollievo, una grande rivincita dentro di me nella giustizia, perché la giustizia esiste, basta saperla eseguire, basta farla eseguire con correttezza, con onestà. Ma era solo la verità che volevo, non chiedevo nient'altro. Il problema è che qui purtroppo non si fanno indagini su quello che è accaduto in quella caserma dei carabinieri in quella maledetta notte. Questo è il problema. Allora, adesso... Prima era solo Lucia che lo diceva, adesso dopo c'era Lucia e il suo avvocato, poi c'è stato Lucia, il suo avvocato e i consulenti dell'avvocato. Adesso c'è un giudice. Possibile che questo non basti mai? Mi pare abbastanza scontato che se, come ho letto, il dottor Abate riceverà ancora la delega su questo nuovo fascicolo aperto su ordine del giudice, non sarà servito niente, tutto quello che abbiamo fatto. Da un punto di vista giudiziario sarà solo servito a dire e a dimostrare il fallimento totale della giustizia italiana. Voglio andare avanti, perché io voglio sapere cosa è successo in quella caserma e loro me lo devono dire.
Di questa persona cara, chiediamo al Signore, come spesso diciamo per i nostri morti, che possa riposare in pace. Magari anche noi cerchiamo di deporre ogni amarezza, perché pensiamo che forse anche questo possa contribuire così a creare quel clima di pace di cui abbiamo bisogno. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi il Signore mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. L'eterno riposo, donagli, o Signore, splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Quello che davvero ha a cuore gli interessi dei cittadini, dei colleghi e del paese tutti. Continuano per una giusta battaglia, la nobile guerra per la sicurezza, la democrazia e la libertà. Perché nessuna libertà, signori cari, può essere vissuta se manca la sicurezza. E chi fa finta di non sentire o di non capire lo sa fin troppo bene. Sì, questo soggetto era presente la notte fra il 13 e il 14 giugno del 2008 nella caserma dei Carabinieri. Rivolta al mondo, credi più giusto, sai cosa è vero in te credere. Hai smarrito le certezze, le ha strappate via da te. Si rivolta al mondo, ma dove sta il giusto? Non sai cosa è vero, in che credere. Hai perduto le certezze, te le ha strappate via. Ehi, ascoltami Lucia, tu non sei sola ma anche Ilaria lo sai, che il coraggio di sorridere che non difende più noi che siamo gli ultimi, anche se ci hanno insegnato.